kiss for you. Ermal Meta, ecco chi è il bambino che il cantante cercava sul web. Il vincitore del Festival di Sanremo aveva rivolto un appello ai social per individuare il baby musicista. Ha visto casualmente il suo video sui social e ne è rimasto folgorato. Nei giorni scorsi Cancelletto Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, aveva lanciato un appello sul web per cercare un bambino che suonava la chitarra e cantava Non mi avete fatto niente. L'artista italo-albanese è rimasto stupito dalla performance del ragazzino sia per le capacità vocali sia per l'abilità nel suonare lo strumento. A questo punto, video, l'ex giudice di Amici ha pubblicato un post su Twitter attraverso il quale invitava ufficialmente il piccolo al concerto che terrà ad aprile al Forum di Assago. Il musicista ha chiesto ai numerosi fan di condividere il messaggio affinché si potesse individuare quel ragazzino che cantava con entusiasmo il brano che ha sbancato il Festival della Canzone Italiana. La notizia ha fatto il giro della rete ed è iniziato una sorta di tam-tam alla ricerca del ragazzino. Alla fine il bambino è stato individuato da un giornalista del TG2 che ha raggiunto e intervistato il talento in erba. Giuseppe ha 8 anni e studia canto da 2 anni. Il ragazzino che ha stregato Ermal Meta, video, si chiama Giuseppe Bortolotti, come viene riportato dal sito catanzaroinforma.it, ed ha appena 8 anni. Nel corso del servizio è stato riferito che il piccolo prende lezioni di musica da 2 anni dalla maestra Anna Virginia Nuzzo. Quest'ultima fa parte dell'associazione Mozart di Girifalco guidata da Rocco Stranieri e Enza De Stefani. Giuseppe ha spiegato al giornalista Rai il motivo per il quale ha scelto di eseguire Non mi avete fatto niente. È una canzone che mi piace perché ha un significato importante e la musica è bella. Sui social c'è chi ha manifestato dubbi sulla performance del ragazzino. Il piccolo invitato al concerto al Forum di Assago. Per porre fine alle illazioni sociali il piccolo ha improvvisato un'esibizione ed ha messo in mostra, una volta di più, le sue qualità artistiche. Giuseppe ha accettato con entusiasmo l'invito di Ermal Meta e non è da escludere che il cantante si esibisca con il bambino nel corso del concerto del Forum di Assago. Entusiasta il padre del ragazzino che sul profilo Facebook ha affermato di essersi commosso nel vedere il figlio in televisione. Stasera mi hai fatto piangere, che Dio ti guidi sempre. Ho provato un'emozione unica. Per restare aggiornati sulle news di TV e gossip cliccare sulla firma dell'articolo e digitare il tasto Segui.